Edizione delle 19 del TG4, ben trovati. Allora, mentre siamo in onda nel Mediterraneo, dal Mediterraneo continuano ad arrivare richieste di soccorso. Vedremo tra poco 500 migranti che vengono assistiti ancora una volta da una ONG in acque, questa volta maltesi. Nelle stesse ore a Palazzo Chigi in corso in questo momento il vertice proprio per affrontare il dossier migranti, alla presenza della Presidenza del Consiglio, del Presidente Giorgia Meloni, ma anche del Ministro Piantedosi. Allora andiamo a collegarci subito con Francesca Pozzi per sapere, Francesca, a che punto siamo con i lavori. Siamo al punto che la riunione è in corso, presieduta dalla Premier Giorgia Meloni, ci sono anche i Vice Premier Tajani Salvini, Ministri dell'Interno Piantedosi, della Difesa Crosetto, i vertici dei servizi segreti. Il tutto per fare il punto sulla questione migratoria, sul tavolo le misure per gestire appunto l'ondata di migranti, a partire anche dal rafforzamento del sistema accoglienza notevolmente sotto pressione proprio per via dei continui sbarchi sulle coste italiane, ma poi anche si parla di un maggiore coinvolgimento dell'Unione Europea per quanto riguarda le politiche migratorie per la difesa dei confini dell'Italia, che di fatto sono i confini dell'Unione Europea. Un concetto questo ribadito ancora una volta questa mattina parlando con la stampa estera dal vice premier e ministro degli esteri Tajani, che ha detto occorre che l'Europa si impegni molto di più di quanto abbia fatto fino ad ora, non si può costringere alcuni paesi ad agire da soli, i nostri servizi. Agire in fretta per evitare il collasso del sistema di accoglienza è l'obiettivo del Premier Meloni, che assieme ai ministri Piantedosi, Tajani, Salvini e Crosetto si prepara a varare misure urgenti per contenere i flussi dei migranti. Gli sbarchi sono saliti a quota 28.000 in questi primi tre mesi, il 300% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E con questo ritmo le proiezioni indicano 430.000 migranti in arrivo entro la fine dell'anno. Sul tavolo l'aumento dei centri di accoglienza, se ne prevede uno per ogni regione, ma anche norme più stringenti per la concessione della protezione speciale, l'accelerazione delle procedure di identificazione e la moltiplicazione dei rimpatri assistiti. Non solo, occorrerà dare una risposta alle richieste dei comuni di maggiori interventi finanziari per sostenere i costi e l'accoglienza e indicare un piano di aiuti alla Tunisia vicina al collasso economico. Il ministro della Difesa Crosetto si è inoltre detto disponibile all'invio di navi e aerei per svuotare l'hotspot di Lampedusa, che da settimane vive in emergenza. Si punta inoltre a potenziare i rimpatri, accelerando alle frontiere le procedure per l'esame delle domande di protezione, in modo da dare risposte più veloci e agevolare il rimpatrio di chi non ha diritto di restare in Italia. Noi abbiamo dato delle regole alle ONG, non è che abbiamo impedito alle ONG di salvare il mare, però abbiamo impedito alle ONG di fare i taxi del mare. Rispettare le regole significa anche garantire maggiore efficienza nei soccorsi, a dirlo il ministro degli esteri Tajani, che incontrando a Roma la stampa estera delinea la strategia italiana nella gestione dei flussi migratori. Vanno salvate vite umane, sottolinea, e per farlo bisogna disincentivare le partenze. Non c'è un accanimento contro l'ONG, si chiede soltanto all'ONG di rispettare le regole e di non, come ha scritto Frontex, aspettare le navi che escono, che partono, le barche che partono dalla Libia per poi prendere le persone, cioè dando una sorta di appuntamento. Non sono e non saranno i muri a contenere la spinta migratoria verso l'Europa, servono piuttosto accordi con i paesi di partenza, sostiene Tajani, che si dice preoccupato per le attività del gruppo Wagner, mercenari a servizio di Putin in Nord Africa. Perché poi i muri si scavalcano e il problema è trovare una strategia europea che faccia un muro di altro tipo. Non solo il tema migranti al centro del confronto, useremo tutti i soldi del PNRR, assicura, serve solo qualche giorno in più. E infine a chi gli chiede se la proposta del vicepresidente della Camera Rampelli a tutela della lingua italiana non sia figlia del retaggio culturale del ventennio fascista, risponde. L'Italia è nata un po' prima del fascismo, Roma è qualche anno di più di Mussolini, direi che Mussolini ha fatto più danni che cose utili all'Italia.
Allora, do il bentornato al sindaco di Benevento Clemente Mastella, bentornato al TG4 e entro subito con lei sul tema migranti. Ha sentito, da una parte si interviene sull'accoglienza, quindi l'ipotesi di collocare più centri in tutte le regioni in modo da spalmare la distribuzione che sennò sarebbe come dire, caricata su alcuni hotspot come quello di Lampedusa, dall'altra intervenire sui rimpatri con degli accordi con i singoli paesi. Però adesso le faccio vedere questa prima pagina, che potrebbe essere una prima pagina di oggi, in realtà in un certo senso lo è, perché siamo a martedì 4 aprile, ma è del 2017 e titolava La Stampa: l'Italia firma il patto delle tribù, fermeremo i migranti in Libia, 60 leader al Viminale, cugino di Gheddafi bene, ma Tripoli il governo è illegittimo. Allora, questo che cosa ci dice? Che sono passati ormai 7 anni. A 7 anni di distanza, la storia, 6 anni, la storia ci insegna che forse gli accordi vanno gestiti in maniera differente da quel che vediamo. Mastella. Innanzitutto buonasera e chiedo scusa per la mia voce, ma innanzitutto voglio dire che il problema è ora viene considerato tale come strutturale, non più emergenziale. Allora si immaginava ancora che i flussi di partenza fossero a quando, in realtà ormai sono a flusso continuo e quindi come tale bisogna operare anticipando la possibilità dell'incontro della penisola italiana rispetto alla, diciamo, all'Africa, al Nord Africa. Mi dispiace anche, devo dire, che c'è stato un tiro al bersaglio rispetto al ministro degli interni in maniera ingiusta, perché il problema non è che sia superato, lei ha fatto cenno, ha fatto vedere anche la prima pagina del 2017, che significa che i problemi restano inalterati. E la distanza tra Italia e Europa da questo punto di vista, ostanti i richiami che l'Italia fa più riprese invocando l'aiuto a livello europeo, in realtà questo aiuto non viene accettato e viene disatteso. Spero che questo aiuto intervenga e intervenga in maniera anche congrua da parte dell'Europa, che è, come dire, un po' lavarsi le mani, e quindi bisogna fare al più presto e lavorare in sede europea. Era il governo Gentiloni, tra l'altro, per precisione. Vado da Paolo Guzzanti, bentornato con noi Paolo. Paolo, ti chiedo che aspettative hai rispetto a questa riunione che è in corso adesso a Palazzo Chigi, quindi al documento che ne uscirà su questo dossier migranti, rispetto alla percezione che avrà poi Bruxelles, perché noi possiamo anche trovare delle linee guida, ma facciamo sempre i conti con l'Europa. Ma sai Stefania, ci troviamo sempre allo stesso punto, ma speriamo di non essere allo stesso punto. Ci troviamo noi giornalisti a pronunciare più o meno sempre le stesse parole, perché aspettiamo l'Europa. Ma adesso questa riunione, facciamo finta ottimisticamente che sia una riunione importante e produttiva, una riunione a cui partecipano i servizi segreti. Beh, questo ha un significato. Perché la presenza della Wagner russa in Libia, come già è stato detto, è molto importante, e la Bielorussia ha già usato l'arma dei migranti lanciandoli contro le frontiere della Polonia. Cioè, l'immigrazione clandestina, o la immigrazione per noi, è anche uno strumento possibile di sfruttamento per la guerra in corso. Quindi bene che ci siano persone che sappiano leggere non solo i flussi e le barche e le ONG, ma che sappia capire dove andiamo, perché il flusso aumenta, ha detto benissimo Mastella, non siamo più nella fase emergenziale, siamo nella fase continua, il rubinetto non goccia, il rubinetto ha un flusso a scroscio, allora di fronte allo scroscio dobbiamo fare delle cose. Contare sull'Europa, quello è il solito ritornello, conteremo sull'Europa spingendo, premendo, eccetera, eccetera. Speriamo. La Presidente Meloni ha ottenuto tempo fa un successo formale, poi hanno rimesso il problema in coda alla pagina, come il gioco dell'oca, no? Poi ti ritrovi sempre al quadretto numero uno. Quindi la presenza di molte persone importanti che dovrebbero capire, dovrebbe dare una linea, e l'aspettiamo, altrimenti restiamo qui a ripetere, portare gli emigranti in zona sicura, vuotare lo spot, sperare che l'Europa, ma speriamo invece più che nell'Europa in questo momento in un Consiglio dei Ministri che dica
qualcosa di nuovo rispetto a una situazione che è nuova, è più nuova, è diversa da quella di un anno fa o di 6 mesi fa. Che è molto delicata, aggiungo, anche per la Tunisia, c'è il presidente Saied che non è in condizione.